Prendiamo in esame l'albero che porta la corona dentata. I due cuscinetti sono calettati sull'albero e vanno in battuta su uno spallamento della corona dentata. Ora, solitamente in questo tipo di riduttori ci sono due tipologie costruttive. La corona dentata viene fusa integralmente con l'albero, oppure la corona dentata è calettata sull'albero. Per capire se è calettata o meno, dovremmo togliere i cuscinetti, però non ho a disposizione un estrattore adeguato per questo compito, perché l'estrattore di cui dispongo non è in grado di raggiungere e di inserirsi fra il cuscinetto e la corona dentata. È troppo ingombrante. Ora, esaminando la corona dentata, viene da pensare che questa sia realizzata in bronzo in un pezzo separato dall'albero. Perché? Perché osservando lo spallamento della corona dentata, questo è ugualmente in bronzo. Se fosse una corona fusa assieme all'albero, vedremmo la parte, il disco centrale della corona in acciaio e solamente la fascia periferica, quella dentata, in bronzo. Perciò è ragionevole aspettarsi che l'albero sia cilindrico, che i cuscinetti siano calettati sull'albero e che l'albero sia calettato nella corona. Perciò, spingendo, appoggiando un riscontro, anzi appoggiandoci sulla corona come riscontro e spingendo sull'albero, da un lato o dall'altro, questo è indifferente, è lecito attendersi che l'albero si sfilerà dalla corona e si sfilerà anche il cuscinetto. Perciò questo lo verificheremo tentando di scalettarla alla pressa. Chiaramente si cercherà di applicare una forza di entità limitata in modo da eventualmente non danneggiare il tutto se questo non dovesse essere come ipotizzato. Rimuoviamo ora l'albero dalla corona. Togliamo il cuscinetto quindi la corona è stata rimossa dall'albero. Si può vedere che la corona è realizzata in un pezzo unico in bronzo. Ora che la corona è stata scalettata dall'albero, bisogna terminare il lavoro togliendo il cuscinetto. Quindi rimuoviamo la linguetta è montata con gioco sull'albero, nella cava dell'albero, quindi è molto semplice rimuoverla. È necessario però togliere, sfilare il cuscinetto che è montato con un'interferenza piuttosto consistente e quindi bisogna ricorrere a questa disposizione. Quindi anche il secondo cuscinetto è stato rimosso e quindi abbiamo l'albero, la corona, i due cuscinetti e
e la linguetta di accoppiamento. L'albero d'uscita del riduttore quindi è composto dalle seguenti parti. L'albero vero e proprio, con le due sedi per le linguette, la linguetta di collegamento con la corona dentata che è realizzata in un pezzo unico in bronzo, e i due cuscinetti di supporto. Il tutto è semplicemente calettato alla pressa, vale a dire è calettato sfruttando l'interferenza fra l'albero e il foro. Quindi abbiamo un accoppiamento con interferenza per cui il diametro dell'albero è maggiore del diametro del foro, anche per quanto riguarda i due cuscinetti. Da notare che siccome i cuscinetti sono realizzati secondo degli standard unificati, la lavorazione del foro della corona, quindi, ha seguito le tolleranze costruttive degli alberi dei cuscinetti e di conseguenza è stato realizzato l'albero. Quindi parliamo di un accoppiamento foro-base, cioè il foro del cuscinetto è la misura che ha determinato i valori delle altre quote.